Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft Mod. Oggi parleremo di una mod aggiornata 1.7.10 che non veniva aggiornata da parecchio e su Minecraft Forum non è stata proprio neanche aggiornata la pagina. Soltanto dal sito della creatrice abbiamo potuto trovarla. E praticamente questa mod è una mod che ci ha consigliato e spammato pesantemente Bonini. Bonini. Allora, la mod come si chiama? Statues Mod, questo sono io, lapislazzuloso, guardate che bello. Allora ragazzi, questa mod introduce anche altri elementi. Showcase, 3 glass plane, 2 plank, 2 stick. Non è stata aggiornata in modo corretto e quindi praticamente non funziona come deve. Qui sarebbe da metterci un oggetto di qualsiasi tipologia, in questo caso un blocco di lapislazzulo. Si dovrebbe vedere all'interno, ma il vetro si dovrebbe richiudere. La stessa cosa vale per la spada, si dovrebbe vedere la spada all'interno e il vetro si dovrebbe chiudere, invece la spada non si vede. E va bene, e ci stiamo. Dai, mettiamoci questo bellissimo elmo che non si vede. Quindi, signorina, aggiorna. Sì, perché è una ragazza quella che ha creato la mod. Allora, la mod in questione crea appunto statue. Come si fanno a craftare queste bellissime statue? Intanto un materiale qualsiasi vanilla, quindi blocchi vanilla. Non fatelo di diamante perché non vi ritrova la skin e non si sa il perché. Si fa con l'hammer, 2 stick e 2 iron. Potrebbe andare in conflitto con altre mod, quindi non usatela se avete una mod che conosciamo tutti, che sarebbe la X-Nilo. Allora, Nilo, come la volete chiamare. Allora, adesso noi vi faccio vedere appunto un altro personaggetto, come si fanno. Allora, con il destro, io con l'hammer in mano, cliccando su questa per esempio sandstone, ci sarà per esempio la skin di Isengard in modalità ballerino. Sembra un ballerino, cacchio. E io lo faccio, guardate che bello, questo è un Isengard ballerino fatto di, come abbiamo detto, sandstone. Oppure potremmo fare un, non so se si può fare di cactus, ma penso di no. Penso si possa fare solo con i materiali tipo pietre e simili. Facciamo una mossy stone e facciamo un, ma come viene bene di mossy stone, un Ildan. Guardate che bello, anche lui ballerino, vai. Guardate Ildan ballerino, che è stupendo ragazzi. Potete fare tutti i personaggi con il nome del vostro player, quindi le statue. La cosa divertente è un'altra: cliccando con il destro noi potremmo equipaggiare armi e armature, quindi armor. Vediamo un po'. Chest, è un po' una bella chest così, randomica. Yeah, guarda che bella. Anzi no, mi metto quella chest plate di Blaze, guardate che bella. Si è bugga anche, quelli dovrebbero girare, guardate che strana. E voi potrete equipaggiare appunto tutto il vostro equipaggiamento a loro come fossero degli stand. Quindi le armi, gli scudi, le chest, le armature. E potrete fargli anche girare la spada, vedete? Così sta in alto e per esempio posso fargliela tenere così, appesa. Guardate che stranezza, veramente, veramente comodo, veramente, veramente bello, perché magari potete farvi appunto la statua di un vostro grande eroe, equipaggiarlo a maniera estrema, magari una gravity chest, oppure appoggiarci semplicemente le vostre armature facendo un vostro clone, per esempio questo è il mio Morduk. La cosa divertente appunto è che può essere fatto con qualsiasi materiale vanilla, non penso che sia possibile farlo con materiali di altri, di altre mod. Potremmo provare in questo momento, perché qui all'interno ci dovrebbero stare dei blocchi di altre mod. Vediamo un po'. Della Ganis Nether per esempio. Vulcanis Forni. No, questa è una fornace. Non si può fare la fornace. Allora facciamolo con un White Quartz Block. Ma non penso sia possibile. Se è possibile ragazzi, madonna, è possibile anche con le mod ragazzi, con qualsiasi tipologia di stone, qualsiasi. Facciamolo con questo. Vediamo, vediamo se lo fa pure con le colonne. No, no e no. Potete farlo anche con i materiali delle mod, ragazzi. Cioè, è stupenda come mod, guardate. Allora, questa mod, come vi dicevo, è stata aggiornata 1.7.10. Troverete il link in descrizione del canale ufficiale dove scaricare la mod. E se c'è anche il link di Skydex per l'installazione automatica per chi non è capace. Quindi, ragazzi, dopo questo posso dirvi soltanto, passate nei canali privati nostri e lasciate un mi piace, condividete il video, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su nuovi video. E dopo questo posso dirvi soltanto, ci vediamo alla prossima puntata delle mod.